Abbiamo un bisogno assurdo di essere amati, ma non è un peso. Cioè, non è che dobbiamo farci colpevoli del bisogno di essere amati, se è per quello che siamo nati. Cioè, noi siamo nati per amore, nell'amore, dall'amore. Allora, non è un problema cercare di essere amati. Non è un peccato desiderare essere amati, e non è un peccato nemmeno vivere per essere amati. Perché senza amore non vivremmo. Quando dice amatevi come io vi ho amato, questo come, in greco non è soltanto un paragone, anzi, il senso più forte è esprime l'origine, esprime il fondamento. Siccome, dal momento che io vi ho amati, amatevi gli uni gli altri. Mi sembra qui che bisogna imitare come io vi ho amato. Però, in effetti, nemmeno San Francesco ha amato come Cristo. Ma non per una questione tecnica di dare la vita, che quello si può anche fare, lo facciamo, per la grazia dello Spirito Santo, cioè Cristo vivo in noi, ci porta ad amare fino a dare la vita, anche per il nemico. Ma lui ci ha amato in un altro modo, ci ha amato innanzitutto sino alla fine, e ci ha amato rigenerandoci. Per questo è impossibile amare come Cristo, perché una madre, per quanto ama suo figlio, e forse quando è un amore purificato, quando è un amore che non ha pretese, non ha progetti, un amore misericordioso di madre, o di padre, o di marito, o di moglie, o anche di amico, non ha il potere di rigenerare. Io posso perdonare mio figlio che mi ha rubato 1.000 euro per giocarseli alle scommesse online, e ha usato la mia carta di credito. Io lo perdono per cose anche più grandi. Ma quel mio perdono mi riconcilia con lui, ma non ha il potere di cambiare il suo cuore. Mentre invece l'amore di Gesù Cristo è un amore creativo, è un amore che crea, è un amore che realizza l'amore, un amore che realizza in noi la vita. Per questo comandare non è un moralismo, questo comando non è comando di amare tua moglie, ti comando di innamorarti di Giuseppe, non esiste una cosa del genere. Infinitamente più profondo è il comando che dà movimento, come quando io comando una nave, quando io comando un aereo, un comando, una console, ti metti ai comandi. Per questo tutta la parte della Torah, tutto il libro del Levitico, eccetera, tutti i comandamenti, anche i più piccoli, anche quelli che sembrano più astrusi, è come un'esemplificazione del fatto che dice siate santi come io sono santo. Dio è amore, e noi siamo stati creati a immagine e somiglianza nell'amore, per mezzo dell'amore, per l'amore. Noi siamo comandati ad amare, nel senso che tutto quello che riguarda la nostra vita è codificato dall'amore. I comandamenti sono come il DNA che è irripetibile in ciascuno di noi, ma è l'amore che poi per me si manifesta con quella famiglia, con quella persona, in quella situazione, in quell'altra situazione, con la mia storia, col mio carattere, con quello che sono io. Per cui il mio DNA spirituale è irripetibile, ma è l'amore. Per questo io sono comandato ad amare. Sei infelice perché non puoi amare, perché vuol dire che sei malato, perché vuol dire che c'è qualcosa che si è innestato lì nel tuo DNA, in quello che ti dà la vita, in questo comando che ti muove e ti fa andare male. Ti fa andare a 3 cilindri, dici tu acceleri, comandi all'acceleratore e quello quando è ingolfata la macchina, quando va a 3 cilindri, quando si è rotto un pistone, quando un cuscinetto va male, è così lo stesso. C'è un demonio dentro di noi che impedisce al comando che ci dà la vita di raggiungerci e di muoverci. Entra lì un'intercapedine, entra lì qualcosa che si frappone, come quando tu metti acqua dentro al serbatoio di una macchina, hai voglia tu. Quella macchina è tutta preparata per andare, per camminare, ma hai messo una goccia d'acqua e hai fatto un macello. Quella macchina è inservibile. Non voi avete scelto me, significa questo. Tu non hai scelto me, non hai scelto di amarmi, non hai scelto di vivere, non hai scelto nulla. Io ti ho scelto. Io ti ho amato prima che tu venissi alla luce. Io ho pensato a te, ti ho pensato e ti ho amato e ti ho messo da parte prima della creazione del mondo, per essere santo e immacolato in me, nell'amore. Io ho pensato te come amore. Io, non sei tu. Per questo è chiaro che tu vuoi amore. E siccome entra lì un veleno, entra lì un virus, il demonio ci spinge, ci inganna e ci porta a cercare questa soddisfazione, questo amore, cisterne screpolate, in cose che poi alla fine
non ci soddisfano, non ci saziano. Per questo sto tutta la vita cercando l'amore di mio marito, e anche quando mi manifesta qualcosa, anche quando mia moglie è dolcissima con me, c'è sempre dentro qualcosa che in quel momento mangio una bomba alla crema, però poi è finita, cioè sta lì, è finita. O me ne devo mangiare un'altra, e poi un'altra, e poi sto male, è finito, è un amore finito, è un amore bellissimo, un amore intenso, un amore meraviglioso, che però è un'altra cosa, non è quello che mi può saziare. Amatevi come io vi ho amato, significa rimanere nel suo amore, cioè significa, in definitiva, condurre l'altro all'amore di Cristo. Condurre l'altro a saziarsi di Cristo, condurre ogni persona a Cristo, amarlo, rispettare la croce dell'altro, rispettare le debolezze dell'altro, perché sappiamo, per esperienza, che proprio quelle debolezze, che proprio quello che fa di noi i poveri, i deboli, gli incoerenti, gli inadeguati, è dove Cristo manifesta il suo amore per noi. Dove sono debole, allora lì tu sei potente, tu mi ami. Non mi ami perché sono bravo, non mi ami perché prego tanto, non mi ami perché sto in missione, perché sono prete, perché ho fatto 10 figli, non mi ami per quello, tu mi hai amato prima, tutto quello che di buono può venire da me viene da te, e tutto quello di male viene da me, e tu mi ami perché tu sei amore, non puoi andare contro te stesso, noi andiamo contro noi stessi, per questo interviene questa parola dell'amicizia, come uno è, tale è il suo amico, dice il libro della Sapienza. E poi questa immagine di Giona e Davide, e dice: quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, l'anima di Giona si era già talmente legata all'anima di Davide che Giona lo amò come se stesso. Questo è un amico, l'amico del cuore. Immagina questo detto di Cristo nei tuoi confronti. C'è un'intimità lì, e non c'è amore più grande che dare la vita per l'amico. E siccome io sono originato dall'amore, siccome tutti noi siamo chiamati, vocati ad amare, veniamo al mondo, anche un bambino figlio di uno stupro, quindi non viene dall'amore dei genitori, ma viene dall'amore di qualcun altro, che è Dio. Anche quel bambino, misteriosamente, è stato pensato da Dio. Anche se passa attraverso la generazione nella carne, attraverso un dolore immenso della madre, una violenza che anche lui ha vissuto, per dire la situazione più drammatica. Tutti portiamo dentro le stigmate dell'amore di Cristo, questo DNA. Ma se non c'è un amico che dà la vita per te, se non c'è un amico che dà il sangue per te, non potrai mai vivere secondo la volontà di Dio, cioè amando, obbedendo al comando che ci fa vivere. Questo virus, una delle cure che sembrano dare i benefici è quello del plasma, di uno che ha avuto il virus e che poi è guarito, perché ha dentro gli anticorpi. Che se faccio la trasfusione di questo plasma in quello che è malato di Covid, questi anticorpi lo guariscono. In moltissimi casi questo sembra, ma questo non è soltanto per questo virus. È quello che ha fatto Cristo con noi. Ha lasciato che il virus che ci impedisce di amare arrivasse a lui, infettasse la sua carne, sino ad ucciderlo. Lui ha versato il sangue, cioè il virus, attraverso i chiodi che sono i miei peccati, attraverso la lancia, è entrato dentro di lui, va ucciso veramente, ma è risorto. E quel sangue oggi è offerto per noi. In quel plasma di nostro Signore Gesù Cristo ci sono gli anticorpi per distruggere la menzogna del demonio, che va a distruggere e va a alterare il nostro DNA. Per cui cerchiamo dove non è l'amore, per cui allora possediamo, siamo scontenti, insoddisfatti, nervosi, adulteri, eccetera, vanagloriosi, gelosi. È lì che va la cosa, è lì che il sangue di Cristo offerto per noi va a guarire alla radice e ci riconduce all'ordine della creazione. Per questo nessuno può amare così, perché è l'unico che ci può fare questa trasfusione della sua vita, del suo amore. Più forte del virus del peccato, più forte del virus della morte. Nessuno può fare questo. Non lo può fare un padre, lo vorrebbe fare. Quanti padri, quante madri hanno dovuto vedere morire suo figlio, morire fisicamente, e avrebbero voluto fare di tutto. Hanno dato il midollo spinale per il figlio malato di leucemia, e l'ha dovuto vedere morire. Ma non soltanto morire fisicamente, quante volte dici, voglio stare io al posto di mio figlio adesso che sta lì buttato nella droga. Ma non puoi fare niente e quello muore. L'unico che può andare lì, in quello schifo, in quel vomito, dove sta tuo figlio, dove sta tua moglie, dove sta quel fratello, dove stai tu, è Cristo. Questa è la parola di oggi, che si è legato all'anima mia e tua, amandoti, dandoti se stesso, dandoti veramente se stesso. Allora la preoccupazione non è amare mio marito, amare mia moglie. La preoccupazione, cioè il pensiero è: mi ami? Vivo del tuo amore? Dice San Paolo, a me non interessa niente, solo una cosa interessa: partecipare di questo amore,
di questo mistero di Pasqua, essere trovato in Cristo, tutto il resto non mi interessa, ma perché Cristo si è consegnato a Paolo, consegnandosi a Paolo lo ha messo dentro di sé, per questo la consegna di Paolo a Gesù è il frutto, è naturale della consegna di Cristo, Cristo fa una trasfusione di sangue in Paolo, Paolo automaticamente diventa Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Allora la sua vita è battezzata, immersa dentro il nome di Cristo, dentro la persona di Cristo. E questa è l'unica cosa da fare. Chi vive questo non si renderà conto, ma amerà. Non si renderà conto perché magari sarà nevrotico, perché magari risponderà male. Ma rispondere male non significa non amare. Ami come puoi, ami come sei tu, col tuo carattere, con le tue nevrosi, con i tic. E quando sarà il momento darai la vita. Quando sarà il momento, perdonerà. Tu non te ne accorgerai, prenderai i peccati di tuo marito e di tua moglie. Allora, coraggio, che il Signore vuol farci una sola cosa con Lui, punto. Prendere questo sangue, prendere questa vita, e ci faccia una cosa sola con Lui, così come siamo. Amen. Buongiorno Don Antonello, buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi è il 9 maggio 2021, sesta domenica del tempo di Pasqua, del ciclo B. Ascoltiamo quotidianamente i commenti di Don Antonello, la parola che viene spezzata egregiamente, eccellentemente da questo santo sacerdote, ma oggi la parola è veramente una bomba, nel senso buono, che viene a fecondare le nostre vite se la ascoltiamo e la mettiamo in pratica seriamente. Gesù Cristo ha fatto questa trasfusione di sangue divino e sano nel nostro corpo debole e malato. L'esempio con il coronavirus e con il plasma è azzeccatissimo, quindi è veramente una santa parola oggi da ascoltare, da meditare, da approfondire. Prima di lasciarvi voglio chiedere una preghiera per due giovani della nostra comunità, del nostro gruppo, Susanna e Enrico, che hanno bisogno che il Signore li illumini e gli faccia capire la strada da intraprendere. Vi prego di pregare per loro e a tutti quanti voi auguro una santa domenica. Da Emilio.